In quel caso la sabbia è formata quasi solo da bestioline. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare. Da cosa dipende il colore della sabbia di una spiaggia? In questo video vi spiego perché ci sono spiagge bianche, nere, marroncine, ciottolose e perché la sabbia è più o meno fine. Probabilmente dopo questo video qualcuno di voi la spiaggia la vedrà e la vivrà in modo diverso, poi me lo fate sapere nei commenti. Il colore di una spiaggia dipende dalla composizione dei suoi sedimenti, che possono essere di tipo organico, musci di bestioline, o inorganico, mineraletti. Noi in Italia abbiamo tanta costa, fortunatamente, e tante spiagge diverse. Le sabbie chiare, come molte di quelle sarde, ad esempio, sono composte da materiale prevalentemente carbonatico, le rocce carbonatiche sono tendenzialmente biancastre. Poi ci sono proprio quelle bianchissime, tipo quelle delle Bahamas. Perché sono così bianche? In quel caso la sabbia è formata quasi solo da bestioline, sì, da un'infinità di gusci frantumati di bestioline, conchiglie per intenderci. Perché proprio alle Bahamas? Perché il clima lì, essendo tropicale, la vita di questi organismi è ricchissima, ce ne sono in abbondanza. Muoiono, si depositano sul fondo, col tempo si frammentano e creano la sabbia bianca che ci piace assai. Per la sabbia nera è diverso, proprio il contesto è diverso. Se noi ci troviamo su una spiaggia nera, sappiamo automaticamente una cosa di quel luogo, che lì nei paraggi c'è un vulcano, è poco ma sicuro. Perché? Perché la sabbia scura è formata prevalentemente da materiale vulcanico, che solitamente ha un colore scuro, come le spiagge per esempio di Stromboli. Mentre le sabbie marroncine, quelle più frequenti da noi, sulla costa adriatica per esempio, sono composte da sabbia essenzialmente quarzosa, perché in questo caso tutta la sabbia viene praticamente da monte, e in questo caso il monte sono le Alpi. E come ci arriva questa sabbia dalle Alpi all'Adriatico? Lo sappiamo tutti, con il Po. In generale, infatti, questi sedimenti vengono trasportati verso il mare tramite i corsi d'acqua, arrivando a percorrere anche centinaia, in alcuni casi migliaia di chilometri. La dimensione dei granelli di sabbia, e questa è una cosa che potete raccontare perché è simpatica, varia in base a tanti fattori. Uno di questi è il percorso del fiume e la sua energia di trasporto, cioè se il fiume è potente a trasportare le cose, cioè energia di trasporto o meno. Un fiume lunghissimo e con poca energia fornirà al mare del sedimento piuttosto sottile, molto argilloso, perché non ha la forza di trasportare la sabbia più grossolana. Altra domanda: perché ci sono spiagge molto grandi e altre molto piccole? Precisiamo che per spiaggia si intende quella porzione di costa che delimita la terraferma dal mare e comprende nella sua definizione sia la parte emersa che quella sommersa. Questo determina un profilo che va dal fondale marino alla spiaggia asciutta, che può variare di dimensioni a seconda della stagione e del meteo. Il profilo di una spiaggia, infatti, può apparire diverso in base ai periodi dell'anno e dipende in buona parte dalla forza delle onde. In inverno, per esempio, durante una tempesta, la frequenza delle onde è molto alta e la loro rapida successione fa sì che la spiaggia si ritiri, venga mangiata. In estate invece le onde hanno tendenzialmente una frequenza più bassa e colpiscono la costa più lentamente, dando tempo ai granelli di accumularsi appunto sulla spiaggia. Le spiagge poi non sono fisse, ma si muovono. I granelli si muovono continuamente e lo fanno soprattutto lateralmente, infatti il movimento è laterale. Le onde che si infrangono sulla costa arrivano con una certa direzione angolata rispetto alla linea di costa, mentre quando si ritirano lo fanno con una direzione perpendicolare alla costa, spostando quindi i sedimenti lateralmente. Quindi se lo vedessimo dall'alto, questo movimento ha una forma tipo a zig zag. La risultante è che i singoli granelli si muovono lateralmente lungo la costa. Questo è chiamato trasporto litoraneo. Detto ciò, sono sicuro che la prossima volta che andate in spiaggia la guarderete in modo diverso e magari racconterete questi aneddoti agli amici di Ombrellone.
A proposito, approfitto per dirvi che se andate in posti bellissimi, mandateci foto e video, magari ci facciamo appunto dei nuovi video con il vostro materiale. Vi do appuntamento al prossimo video qui su Geopop, le scienze della Terra nella vita di tutti i giorni. Ciao!